Il 2005 verrà ricordato anche come l'anno dei matrimoni VIP e così, seguendo il trend, anche la protagonista di una sitcom di Italia 1, Carmen Sita, ha dato l'annuncio delle sue nozze. Un anno di matrimoni VIP, 365 giorni di abiti bianchi griffati, bouquet lanciati, ricevimenti blindati, pancioni più o meno celati. Questo 2005 al profumo di fiori d'arancio si chiude con un altro fatidico sì. A pronunciarlo due icone della TV, la caffettiera Carmen Sita e il suo amato Caballero. Vuoi sposare qui presente Ernesto Caballero? Ti chiami Ernesto? Signori, vi sposate! Non dico tanto, ma almeno prima presentatevi. I più piccoli forse non se lo ricordano, ma la schermaglia amorosa tra la mocca più famosa della pubblicità e il suo fidanzato storico che vedete tutti i venerdì su Italia 1. Carmen Sita, io ti amo. È tardi, devo andare in radio. Ci sentiamo? No, aspetta un momento, rispondi! Dura fin dai tempi del Carosello. Carmen Sita! Ora però il gran giorno è arrivato e come da cerimoniale delle unioni very important, le immagini delle nozze saranno trasmesse in esclusiva dalla nostra rete. Un saluto a tutti gli amici di Studio Aperto. Dopo che Caballero mi ha chiesto in diretta di sposarlo, si è scatenato il finimondo. Con Totti e Ilari, Carlo e Camilla, Ricucci e La Falchi è stata un'impresa rubare un saluto agli sposi. Ricucci! Stavolta invece siete tutti invitati. La cerimonia si terrà domani alle 19.35, naturalmente su Italia 1. Vuole sposare o no? La mia risposta è sì. Ma non deve rispondere lei! Deve rispondere la signorina qua davanti! Silenzio! Un consiglio, come dono di nozze, evitate i servizi da caffè.